tempo di sistemare qualcosina, vediamo se ci siamo. Allora, vediamo se ci siamo. Sì, ci siamo, ci siamo. Mi vedo, mi vedete, perfetto. Allora, leggi prima di giocare. Alcune persone sono oggette. Ah, vabbè. Allora, e questo è un titolo, cari videogiocatori. Quindi, cari videogiocatori, benvenuti dal vostro Dalimania Retro Games. E non solo, prima di iniziare. Vi dirò che questo è un titolo che ho appena comprato. Si chiama Biomutant. Era super scontato e ne ho approfittato anche perché THQ Nordic mi piace come casa. E beh, vediamo questa introduzione di gioco che è apparsa. Gioco serie X ma anche per Xbox One, PlayStation pure, ovvio. Non è un'esclusiva, e di quello che ho visto io come gameplay trailer e sembra molto bello. Vediamo se effettivamente è così. Spero che non ci siano interruzioni. Ho sempre problemi con Twitch. Biomutante! Che grafica, signore! Che grafica! No, ci lecca. Bomba quella. Oh no. Ok. Ok, facciamo italiano. Siamo in italiano. Wow, ragazzi, la grafica è sensazionale. Come Poi io può un c'ho. qualcosa di così bello morire? Una Guarda qua. piaga sta devastando queste terre. Ma l'albero della vita è ancora in piedi, anche se per quanto. La fine sta arrivando per il mondo nuovo. Le tribù sono divise, in cerca di qualcuno abbastanza forte da unificarle o debellarle per sempre. Questa è una storia dall'inizio insolito. Quindi aspettiamoci un finale altrettanto stravagante. Tanto stravagante. Ok, iniziamo Biomutant. Ti do il benvenuto in Biomutant. Grazie. Andiamo in impostazioni prima di tutto e facciamo un parlato. Io vorrei mettere inglese. I testi in italiano. Dialoghi automatici, sì. Modalità mostra sempre. Dimensioni, carattere suppongo. E io boh, lo metto al massimo perché solitamente. Indicatori missioni sì, indicatori nemici perché no, mettiamo sì, effetti fumettistici sì, ok. E quindi andiamo avanti, cioè torniamo indietro e iniziamo questa nuova partita. C'è un medio che è una via di mezzo, allora. Grafica sensazionale, poi dicevo con questo televisore che ho, televisore, è un monitor. Monitor in 4K. Mamma mia. Encode your DNA. Ok. Il primo sono una generazza antropomorfa dei ibridi, la cui mutazione genetica ha conferito loro agilità e sveltezza al costo di un intelletto sottosviluppato.
Sono sviluppata una variante ibrida che compensa la mancanza di prestanza mentale con forza fisica. Insomma, ci sono tante razze. I Rex sono una razza. Vi direte, ma io onestamente prenderei primo. Primo, sì, diciamo prima. Scegli gli attributi del tuo personaggio per una spiegazione Define più your genetic dettagliata. structure. Ok, no, così no. Ok, facciamo. Andiamo via di mezzo, dai, via di mezzo tra tutto. Che fosse anche Choose a meglio. genetic resilience. E wow. E facciamo sempre anche qui una via di mezzo, Choose your così. first style. Freestyle. Alright. Color. Cala. Pick your Mi main piace color. così, normale. Mi piace Choose your normale, detail così color. lo voglio. Pick a Lo voglio class. così. Commando. Tiratore. Deadeye. Comando. Tiratore. Commando. Ok. Psyfreak. Comando. Saboteur. Ok. Sentinel. Ok. Oh, facciamo Deadeye. tiratore. Dai, Deadeye normale. chosen. Per come è piaciuto l'intro, lo voglio proprio uguale identico. Sounds good. E confermiamo, sì. Wow, che grafica, ragazzi. Ok. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Madonna, ragazzi. Io già sto. A me c'è il tutorial, vabbè, seguiamo We're il already at tutorial. a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Ah, devo scegliere una via, destra o sinistra? Andiamo a But for destra, you, direi. it's not only a crossroad, but a Ok. choice, a reflection of your key, the primal Key, energy that l'energia flows primordiale. through everything. Ok, scelgo il rosso, l'oscurità, colore della forza e del potere. Scelgo il blu della luce, colore della libertà e della lealtà. Ah, ragazzi, facciamo che siamo i più buoni, dai. Let me introduce Non voglio fare. myself. I'm Ben Light, and right side of you. All your inner voice, to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Seems more like you're Sì, being sì, sì, sì. light-headed, if you ask me, but you'll come around eventually. But Non what direi. comes around goes all the way back around. So it's better to stick to your in. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the Dio strongest, mio, and so forth. cominciamo a Now, if litigare that's not tutte e instinct, then due. I don't know what. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, Oh, come on. darkness. Dai. Yes. Go away. Alright, here we go. Allora, ok, andiamo di qua per Right is come always right. avevamo. C'è l'agilità, la grafica, ragazzi, è bellissimo. Però io spero che non si blocchi. C'è qualcosa. Oh, Stories of death and the bodies left behind, a reminder that we're at the poverino. mercy of nature and the one that preys on others. La carne del mangiacarne. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Attenzione, nemici. Oh! Oh, ok. Aiuto! Oh, come on. Ma non c'è modo. Ah, ecco. Ok,
No, ho sbagliato il tasto. Vai. Regato. Ti conviene che batti il ritirato? Oh no. This is not the time nor place to end this story. Oh, io che me la filo, va. Praticamente è come... È allo stesso modo per come è stato l'intro del gioco. Biomutant. Ma sembra davvero bello. And live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Chiudi la porta, che scoppia tutto qua. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Muovi verso il nemico per prenderlo di mira con i tuoi attacchi corpo a corpo. Ok. Direzione, munizione, RB, ok. Oddio. Via. Però non c'è un modo per agganciare il nemico, quello che non mi spiego, un modo per agganciare il nemico. Sarebbe ottimo se ci fosse un modo per agganciare il nemico, ma ci sarà forse, ma sono io che ancora non riesco a trovarlo. Ti reagisci. Ragazzi, il gioco è bello, davvero. Trovato un oggetto, un modulo elettrico elettrizzante, ok, accessorio. Hai trovato un accessorio speciale, aggiungilo alla tua arma a distanza e infliggerai danni aggiuntivi di un tipo speciale finché non finirai munizioni. Bla bla bla, scegli con cura, ok. E equipaggia. Ce l'ho messo, ok. Ok. Una valigia. Ok, andiamo avanti. E questa è. E qui saliamo. Sembra abbastanza resistente. The oil sludge is everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Ricorda di parare attacchi, sì. Come on. More than a flesh wound. Oh, e chi t'ha visto a te? Sembrano tipo ninja. Puoi ottenere oggetti curativi dai nemici. Ricorda di usare gli oggetti curativi. E usiamo gli oggetti curativi. No, ok. Usato, usato. Ok, oggetti curativi dai nemici. Ok, andiamo avanti, vediamo un pochettino.
Uppa. Doppio salto, mi piace, fa pure il doppio salto. Cosa? No! Aia! Oh, bella quella! L'ho tagliato a metà, mi sa. Ok, salute. Rigeneriamo la salute. Oh, dove andare? Di qua? Non posso andare di là per vedere qualcosa? Ah, c'è il mare. Mare. Diciamo mare. Chiamiamolo mare. Interagiamo. Che c'è? Non c'è niente. E andiamo da questa parte. Ok. Corriamo. Quei nemici sono protetti da scudi, dovrai distruggere attacchi. Ok. Ah. Esatto, sconfitto. E gli prendiamo anche l'energia. Mi sa che non è finita, Oh, livello 2, sono anche salito di livello. Allora, vediamo un pochettino come funziona. Passaggio di livello. Ok, quando sali di livello puoi migliorare l'attributo, tua scelta di 10. Scegli la lista attributo che desideri per migliorare. Forza, direi. Aumentiamo di forza. Ok. Impariamo questa altra tecnica. Vediamo se no, risorse insufficienti. Ok. C'è un'altra fedeltà a due zampe. Anche qua non ho. Ok. Si ritorna indietro. E interagiamo. Look, an emergency box from the Once Was. A rare sight. Ok. Ma cosa è un balanghino? Ah, un piede di porco. Beh, perché no? Può sempre servire. Perché se io c'ho la spada, veramente, mi sembra anche abbastanza potente. E torniamo. Ho l'impressione che succede qualcosa. Ho l'impressione che succede qualcosa. Ci sono dei nemici, no? That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Ah, ecco. Ah, ecco a che serve quello.
Mi sembrava che lo usava come, solo come arma, invece no. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Cerchiamo questa via d'uscita, vediamo se riesco a trovarla. Doppio salto. Perfetto. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Globs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Put an end to them. Making great progress. Ottimo. Hai assorbito un bio blob, puoi utilizzare questi punti per sbloccare mutazioni. Ah, ok. Signore Morco trovando mutazioni. Puoi usare per sbloccare poteri speciali. Dove ci sarà qualcosa? Infatti c'è un'uscita. Vediamo se... Mappa. Ah, c'è anche la mappa. Perfetto, la mappa. Bene. Per capire un pochettino abbiamo anche una buona attrezzatura. In questa sezione puoi modificare armi e attrezzatura. Ok. E... Equipaggio, sì, non è già equipaggiato. Schiena. Ok, insomma, di quello che ho praticamente, sì, ok. No, è più che altro per capire ancora il gioco, ok. Mi sta sembrando davvero molto molto bello, molto bello. E mi sento davvero di consigliarvelo perché mi sembra un bel gioco della... THQ Nordic ha fatto un grande capolavoro secondo il mio avviso. Grafiche, dettagli, gameplay, giocabilità, il gioco in per sé è molto bello, davvero, dico davvero. Nizza. E qui che abbiamo? Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Ok, usciamo. Cos'è questo? Oh. Hai trovato un rompicapo, ce ne sono parecchi in giro per il mondo di gioco. Alcuni aprono nuove strade, altri offrono ricompense di vario tipo. Vediamo se riesco per cambiare il nodo selezionando USA L, ok. Ruotare il nodo LBRB, ok. Numero di rotazioni, ok. Just a few moves left. Make them count. Vabbè, era abbastanza semplice. Vediamo che dice questo nastro. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold.
Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Okay. Esci dal bunker. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta uscire dal bunker. Oh, pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to be a bit of puzzling to short-circuit the door. Abbastanza facile. Ok, done. There you go. Here we go. E ora si apre la porta. Ok. Ci sarà qualcuno, qualcosa. Andiamo a vedere. Oh, chi è questo qui? Effettua un contrattacco perfetto per stordire il nemico. I nemici storditi sono riconoscibili. Okay. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Vedi, ho lasciato lo star. You can do this. Ah, dove cacchio spari? Perché non devo, ci deve essere qualcosa per agganciare il nemico. Forse ho capito come si aggancia il nemico. E il tipo se n'è andato. Io vedo una coda, vediamo che succede se la trapassa. Sì, perché quella è la missione. Devo andare da quella parte. Chiudiamo. Nuovo amico, vecchio amico. Allora. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Mooma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you. It was after the attack that the unity fell apart. Your Mooma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight
that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Per impostazione predefinita i dialoghi passano praticamente dalla frase a NPC di successiva se vuoi controllare il manuale, ok. Bene, ragazzi, io direi che è tutto. Il gioco è questo, si chiama Biomutant. Io mi sento di consigliarvelo perché fino adesso mi piace ed è abbastanza bello. THQ, grande titolo, l'ho preso super scontato e non me ne sono pentito. Non me ne sono pentito perché sembra davvero bello. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati fin qui dal vostro Danimania. È tutto. Alla prossima.